benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Durante la trasmissione Citofonare Rai 2, condotta da Simona Ventura e Paola Perego, è scoppiato un acceso diverbio che ha coinvolto il comico Gene Gnocchi, membro fisso del cast. Gnocchi, che interviene spesso nel programma con il suo stile ironico e graffiante, ha manifestato le sue insoddisfazioni in diretta, prima di uscire di scena, lasciando le due conduttrici visibilmente sorprese. Al centro della disputa, alcune scene che sarebbero state tagliate dalla scaletta, con Gnocchi che ha lamentato: «Dovevo fare top e flop, è in scaletta». Ventura ha cercato di tranquillizzarlo, ma il clima è diventato incandescente. La Perego ha tentato di spiegare che, a causa della prima puntata dedicata a «Ballando», alcuni segmenti potrebbero essere stati ritardati. Tuttavia l'intervento non ha sortito effetto e Gnocchi, visibilmente frustrato, ha commentato: «Qui tutte le volte si taglia qualcosa, e a questo punto qua, fatevela voi la trasmissione». Nonostante le richieste della Perego di discutere l'incidente al termine della trasmissione, Gnocchi ha lasciato lo studio, generando molti commenti sui social media. Molti si sono chiesti se si trattasse di un vero scontro, o di una gag orchestrata, considerando il carattere scherzoso del comico. Le reazioni di Ventura e Perego, così come quelle di alcuni operatori in sala, sembravano però autentiche. Dopo l'episodio, Gnocchi ha rilasciato una dichiarazione sui social, sostenendo che tutto era una gag. Tuttavia ci sono ancora molti dubbi in merito. Solitamente, in caso di gag viene fatta una precisazione entro la fine della trasmissione. Questa volta invece Gnocchi non è ritornato in studio, e né la Perego né la Ventura hanno confermato la natura scherzosa dell'accaduto. Molti ritengono che lo scontro sia stato genuino, e che successivamente, ci sia stato un tentativo di mascherarlo come una messa in scena. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!